Oggi nella Chiesa ci sono persone che usano la rigidità per coprire i propri peccati, le proprie debolezze ed affermarsi sugli altri. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell'omelia della messa del mattino a casa Santa Marta. Commentando il brano degli Atti degli Apostoli, in cui si racconta la conversione di San Paolo, il pontefice ha sottolineato che è nell'incontro tra lo zelo di Saulo e la grazia del Signore che ha inizio la storia di un uomo nuovo, che abbiamo conosciuto da ragazzo nella lapidazione di Stefano, con una rigidità sbagliata. Ma onesto. La strada del discepolo del Signore è invece quella di Stefano, ha spiegato il Papa, andare avanti per le tracce che Gesù ha lasciato, tracce della predicazione, tracce della sofferenza, della croce e della risurrezione. Sono i rigidi della doppia vita. Si fanno vedere belli, onesti, ma quando nessuno li vede fanno delle cose brutte. Invece questo ragazzo era onesto, credeva a quello. Io penso, quando dico questo, a tanti ragazzi sono caduti nella tentazione della rigidità. Oggi, nella Chiesa, alcuni sono onesti, sono buoni. Dobbiamo pregare perché il Signore li aiuti a crescere sulla strada della mitezza. Chiediamo a Saulo oggi, in modo speciale, per i rigidi che ci sono nella Chiesa, per i rigidi onesti come lui, che hanno zelo ma sbagliano, e per i rigidi ipocriti, quelli della doppia vita, quelli ai quali Gesù diceva fatevi quello che dicono, ma non quello che fanno. Preghiamo per i rigidi oggi.